tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Sono contenta perché vi voglio far vedere degli acquisti che ho fatto un po' di tempo fa. Esattamente, faceva freddo, c'erano degli sconti abbastanza prestigiosi ed era vicino al mio compleanno, quindi chissà quando faccio il compleanno, sa da quando ho queste cose qui dentro. La prima cosa che vi faccio vedere si trova nel sacchetto di Sephora. Allora, vi dico, vi faccio un riassunto. Ho passato un periodo dove non giravo video, cioè ve ne siete accorti, obiettivamente. Non giravo video, non avevo proprio voglia di girare video, non stavo bene psicologicamente perché mio figlio si è trasferito, quindi è andato da tutt'altra parte e quindi non mi sentivo proprio di fare video, sistemarmi e tutto. E quindi ho accantonato tutte queste cose e ho detto quando starò bene farò il video. Adesso che mi sto riprendendo piano piano ho deciso di farvi questi video. Quindi il giorno del mio compleanno c'erano degli sconti e non ho preso niente. L'unica cosa che ho preso era il regalo dei 30 euro, se non mi sbaglio, per quanto riguarda Sephora, e ho preso la cipria di NARS più un'altra cosa che non mi ricordo. Comunque ho preso la cipria di NARS perché era l'unica cosa che mi serviva in quel periodo. Non è vero. E ho preso questo, ovviamente la mini taglia, perché non volevo spendere soldi. E questa è la cipria. Ok? Quindi una cipria non malissima, alcuni dicono adatta a una pelle matura, è una pelle secca, e quindi l'ho voluta prendere. Io accetto tantissimi consigli, ma spesso capita che questi consigli non è che sono quelli che... Va! Poi ho fatto degli ordini. Iniziamo con Look Fantastic, dove ho preso due prodotti che sono stati decantati tantissimo da Melissa Tani, e sono questi due. Una è una crema della CeraVe, c'era il tubetto quello più piccolo ma non sono riuscita a prenderlo, quindi ho preso questo, ed è una crema idratante, lei dice che è adatta proprio alla pelle secca perché lei ha una pelle secca, e quindi l'ho voluta prendere. Non ho mai preso niente di questa marca CeraVe, non mi ricordo cosa diceva, comunque 12 mesi di scadenza, quanto grammi di prodotto, 50 ml di prodotto. Sono molto curiosa di provarla perché di questa veramente non ne so niente e quindi curiosissima di provarla. E poi un'altra crema che lei utilizza tantissimo, ho preso la mini taglia ed è questa di Embrolice ed è una light cream concentrata. Lei dice proprio che questa è la migliore in assoluto, infatti lei finisce i tubetti proprio quelli grandi. Io ho voluto prendere il tubetto piccolo visto che c'era, perché avendo tanti prodotti poi non riesco ad utilizzarli. Invece ho preso questo qui che è 15 ml. Ed è questa, si vede? Sì, questa qui, di questa marca. Lei veramente utilizza il tubetto quello più grande che c'è, perché dice che è molto adatta alla sua tipologia di pelle. Siccome anch'io ho la pelle secca, e quindi l'ho voluta provare. Vediamo se c'è scritto qualcosa in italiano, perché magari se azzarda qualcuno a scrivere in italiano, va. O devo sempre imparare io le cose? Niente, non so. Poi vi farò sapere. Poi, sempre decantata da Melissa Tani, ho preso questo set di By Terry, che è una box che all'interno abbiamo la cipria e una specie di illuminante, un siero, un CC cream, una cosa del genere. E vi faccio vedere da dove si apre. Sì, di qua. Vi faccio vedere l'interno. E io ovviamente l'ho preso per la vite.
Abbiamo questo Brightening CC Serum. Non ho potuto scegliere la colorazione. Corrector. Dovrebbe essere lo stesso di quello di Natasha Denona. No, Natasha Denona, di Charlotte Tilbury, non lo so. Ditemi se è lo stesso. Ed è questo qui. E poi c'è la famosissima cipria. Questi l'ho presi scontati, per questo l'ho preso. E questa è la cipria di By Terry, che è adatta proprio al contorno occhi ed è adatta a una pelle à jour. Quindi per me questa, aspettate che tolgo la plastichina. Questa è la cipria con le cose intagliate By Terry. E poi abbiamo qui il piumino che si è attaccato. Si è attaccato, qui abbiamo il piumino e qui abbiamo lo specchietto. Di questa io l'ho presa per metterla in borsetta, sono sincera. E quindi questo, aspettate, poi da Look Fantastic sempre ho preso una palette. Questa è la confezione, come si spedisce, diciamo, la spedizione di Look Fantastic. Non so se Sephora vorrebbe sapere. Ho preso la palettina di Natasha Denona. Questa era scontata e poi c'era un ulteriore sconto, se non mi sbaglio, con il codice sempre di Melissa Dane, quindi l'ho voluto prendere. Che fa? Non lo prendi? Certo che lo prendo. Io le altre palettine le prenderò piano piano, quelle che mi piacciono, sempre di Natasha Denona, ma quando ci saranno degli sconti. Prenderle a prezzo pieno soltanto per fare dei video, no, mi dispiace. Devo anche guardare le mie tasche. La palettina in questione è questa, molto bella, cioè bellissima. L'unica cosa, mi è arrivata tutta sporca. Ho avuto paura quando l'ho aperta. Credo che sia così per tutte, non lo so. Ho avuto paura, ma poi la palettina è intatta. E questi sono i colori. E ditemi voi se non sono malissime. Che emozione, mi piacciono tantissimo. Gli ombretti di Natasha Denona mi piacciono molto, ci sono dei colori molto particolari. Questa è una palettina molto molto bella che non vedo l'ora di utilizzarla. Adesso sto iniziando di nuovo a truccarmi, quindi ho finito di piangere. No, scherzo, mio figlio sta bene, eh? Cioè, scherziamo e ridiamo però. E questo è per quanto riguarda Look Fantastic. Poi, qui la colpa è delle Martinos, perché le Martinos mi hanno fatto una testa così dicendo: ma Stefania, comprale, no, la devi comprare, no, certo. E poi mi hanno mandato il link del loro gruppo Telegram, lì pure tutte quelle ragazze: no, la devi comprare, se non la compra non c'è nessuno. E quindi ho dovuto, perché tutte quelle minacce, volevo, ho ceduto, ho dovuto. Ho fatto un ordine da, aspettate, non mi ricordo come si chiama, turuturu, da Monolith. Ok, sì, le palettine di Glam Light. Ho preso la palettina di Scooby-Doo. Ho comprato anche la maglietta, così farò il make-up con la magliettina di Scooby-Doo. Ho preso questa che si chiama Ruroraggi. Questa qui è verde. Questa. E vi faccio vedere sempre se la riesco ad aprire. Ok. E vi faccio vedere, ovviamente sto scherzando, io saluto le Martinos, saluto anche il loro gruppo perché mi ha fatto vedere tutti gli swatch. Comunque, se voi volete qualche, ma dico così, una foto di qualche palettina nello specifico che si trova in questo sito, queste ragazze ce l'hanno. Che godure vedere quelle foto. Sono state molto efficienti perché ho chiesto delle informazioni, sono state velocissime anche nel darmele, quindi spettacolo di persone.
Questa è il pack, ovviamente questa è la scatolina che non butterò e questo è il pack. E vi faccio vedere. Ah, che bella palettina. E questa è, poi ovviamente abbiamo lo specchio. E questa è la palette. Ditemi voi se è uno spettacolo della natura. Uno spettacolo. Bellissima, non la tocco perché sono piena di polvere, non vi dico quello che ho combinato qua dentro, nel senso no, a casa, per mettere due climatizzatori, cosa è successo. Comunque, non vedo l'ora di utilizzarla, sono molto molto contenta di avercela e quindi non vedo l'ora. Oltre a questa, ovviamente, c'era uno sconto se prendevate questa palette. La sorellina, vediamo dove è la sorellina, la sorellina che sarebbe questa, Creep and Pryl, non lo so, questa. I pack sono bellissimi, mi piaceva anche tantissimo quello con Chucky, quella horror, bellissima anche quella, chi lo sa. La palettina è questa, fatta così con Shaggy che scappa. Molto molto bella, poi con questo blu viola, cioè dai, che colori spettacolari. La paletta all'interno è fatta così e questi sono i colori. Voi mi dovete dire che non sono bei colori e che non sono degli ombretti particolari, me lo dovete dire, ditemelo che non sono degli ombretti particolari, ditelo se avete coraggio, ditelo. Comunque sono bellissime. Mi piacciono tantissimo, ho visto gli swatch, mi sono innamorata e quindi l'ho voluto prendere. Oltre alle palettine, con lo stesso prezzo, c'era in regalo questa, proprio colpa veramente delle Martinez, c'era questo ed è un illuminante. Io stavo prendendo soltanto le palettine, ho detto no, l'illuminante no. Loro due mi hanno costretto a prendere questa perché mi hanno detto guarda non te ne pentirai, e ho preso l'illuminante. Ho preso tutta la collezione, i mascara, cioè vedete, bellissimo Scooby-Doo-Papà. Comunque, e questi sono gli illuminanti. Abbiamo un illuminante con il rosa e un illuminante con il dorato. Questi sono gli illuminanti. Ora ditemi voi se non sono bellissimi. Non so se si vedono così. Cioè, si vedono? Guardate. Guardate, guardate, ammirate, guardate. Sono bellissimi. Veramente sono rimasta molto contenta di questo acquisto. Ho tentennato nel farlo, infatti gli ho chiesto tutte le informazioni possibili e immaginabili, poi non ce l'ho fatta e l'ho acquistato. Cioè veramente ero indecisa su tutto, non so se gli ombretti di qua di là. Io ho messaggiato con tantissime ragazze che ringrazio a uno, tutte quelle ragazze del gruppo delle Martinez. Sono state molto molto gentili, mi hanno fatto gli swatch, mi hanno fatto delle comparazioni, mi hanno fatto di tutto e di più, ma niente, non sono riuscita e l'ho acquistata, non ce l'ho fatta, l'ho acquistato perché mi è piaciuto veramente tanto e quindi ho preso questa. Poi, mentre ci sono, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho acquistato, e questo l'ho acquistata da AliExpress, se non mi sbaglio, sì. Ho preso questa, che cos'è? L'avete già vista in altri video sicuramente di YouTube, di TikTok, eccetera eccetera. Io la sto utilizzando ed è questa, ed è una faccia, credo che sia in silicone, non so di che è fatta, già io l'ho sporcata. Questa poi la devo pulire meglio. Comunque la sto utilizzando per fare delle prove di make up.
molto molto bella. L'unica cosa che non riesco è fare le sopracciglia proprio perché non ce l'ha, e quindi utilizzo gli stencil di Essence, così faccio prima le sopracciglia e poi faccio tutto il make-up. Devo dire che mi piace, mi sto divertendo tantissimo ad utilizzarla. Ve la consiglio perché è molto molto utile se non avete diciamo delle modelle che non potete diciamo fare dei make-up su queste modelle. Ve lo consiglio perché sono molto molto utile. Bello, 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 bello. Sono molto contenta di questo acquisto. Devo essere sincera, non l'ho pagato nemmeno tanto. Meno sicuramente di Amazon, questo è proprio sicuro. Comunque, questo, se non mi sbaglio, vero? Sì, ciao. Okay. Questo è tutto per quanto riguarda acquisti fatti da dicembre in poi. E niente, che dirvi? Spero che, ovviamente, ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono questo tipo di cose, se vi fanno impressione, perché alcuni li fanno anche impressione. Mi vedo storta, ma fa niente. Vabbè, mi sposto io. Ditemi qual è il vostro pezzo preferito. E niente, che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!